andiamo finalmente a Lemuria. Addirittura l'entrata con la grotticina. Bella la musica. Ma ste roccione giganti, abbiamo la possibilità di tirarle giù oppure no? Ah, eccole qua le altre navi. Dove ci parcheggiamo? Qui. Perfetto. Ma... ecco, esatto. Io volevo riprovare un secondo a scendere di sotto, dove avevamo lasciato quel forziere sott'acqua. In teoria adesso possiamo... esatto, possiamo, vediamo. Proviamo a usare siccità. Perfetto. Che cosa ci sarà dentro? Ci spero sempre un'armatura. Wow. Vabbè, meglio che nulla, oh. Però finalmente ci siamo. Siamo arrivati a Lemuria, il luogo leggendario. Qui c'è una statua, ovviamente. Lì ci sono delle guardie che ci diranno: voi che cosa ci fate qui? Quella era Psi Energia, vero? Sono adepti? Salve, siamo noi. E c'hanno tutti i capelli azzurri. Chi siete? Siete voi ad aver sconfitto Poseidone? Ya. Yeah. Che impresa! Come avete fatto a sconfiggere il Leviatano? Per qualche motivo il re dei mari era debole al fuoco. Se siete stati voi in grado di sconfiggere Poseidone, siete troppo pericolosi per Lemuria. Gli ordini del re sono chiari, non possiamo lasciarvi entrare. C'è Pierce. Re? Chi è il vostro re? Sua Altezza, Re Hydros, naturalmente. Sua Maestà ha regnato su Lemuria per secoli. Re Hydros ha decretato che Lemuria deve essere messa al sicuro dagli stranieri. Dici che siamo pericolosi, anche io lo sono? Pierce, Pierce! Hai partecipato alla battaglia contro Poseidone? Esatto! Impossibile, tutti sanno che possiedi grande coraggio, ma sei solo un lemuriano. Tali commenti ci rendono un cattivo servizio, ho lottato con i miei amici. Che facciamo? Lasciate a me la responsabilità. Avete la mia parola che non creeremo problemi durante il soggiorno. Ci lascerete entrare? Beh, se lo dici tu. Pierce, so che sei un uomo di parola, ma gli ordini del re non si discutono. Pierce, capisci che non possiamo ignorare gli ordini del re, vero? Ma perché, Re Hydros? Prendete molto seriamente il vostro re, vero? Bambinetto, non disonorare il re dell'Emuria. Siamo pacifici, ma facili all'ira. Bambinetto, chi coglione? Avrò almeno il doppio dei tuoi anni. Sì, ti piacerebbe. Vuoi vedere Lemuria? Eppure la conosci così poco. Io sono molto più anziano di te. Bah, più anziano? Inconcepibile. Io in realtà ho 400 anni, credo. Loro due insieme probabilmente sono più vecchi di noi. Babi deve avertelo detto. A Lemuria il tempo scorre lentamente. Ah, in effetti, mi ricordo qualcosa del genere, forse. Ma pensare che questi due signori siano più vecchi di me è troppo. Però sono stato maleducato, spero accetterete le mie scuse. L'ignoranza mi ha fatto errare. Va bene, ma parla con attenzione. Se la vostra forza è pari alla vostra eloquenza, allora non siete pericolosi. È vero, forse Sua Maestà farà un'eccezione nel loro caso. Re Hydros potrebbe voler cambiare gli ordini se ne discutiamo con lui. D'accordo, potete entrare. Andremo subito a chiedere udienza. Re Hydros voleva notizie provenienti da oltre il mare del tempo. Sarà ansioso di vederti. Meno male, attendete qui. Quanto a lungo dovremmo aspettare? Bella domanda, il tempo vale poco per noi lemuriani. Un attimo per noi potrebbe essere una vita là fuori. Ai miei occhi sei giovane, eppure fra la tua gente sei un anziano. Immagino che nella tua vita tu abbia già atteso abbastanza. E che cazzo? Re Hydros ci ha ordinato di rispettare l'età. Sembrano brave persone, li lasciamo entrare? Non vedo perché no, non avremo problemi, vero? E finalmente, io sarò con loro. Ora lasciatemi di nuovo calcare la strada della mia città. Vi imploro. Avete la nostra fiducia, entrate, ma niente di azzardato. Se sarete fonte di problemi, vi cercheremo e vi chiederemo vendetta. Abbiamo la vostra parola? No, sì, certo. Sì, finalmente! Cosa mi aspetterà Lemuria? Voglio scoprirlo! Tranquilli, baderò io a loro, non avete niente da temere.
Molto bene, Pierce, abbiamo fiducia in te, entra pure. Forse ne siete a conoscenza, ma non vi è permesso entrare a palazzo. Scusa, voleva udienza, ma non ci fa entrare? Se il re dovesse saperlo, saremmo in guai grossi. Non temete, non permetterò che succeda. Questo Hydros è così tremendo? Tremendo non è la parola adatta. Re Hydros ha vissuto di più, è il più saggio. Anche se tutti lo rispettano e riveriscono, sarebbe sbagliato chiamarla paura. Io di certo non lo temo. Il re, lui... Lui cosa? Non ne discutiamo. Capirete quando lo incontrerete. Ora non importa, andiamo. A Lemuria, la città che sognavate di vedere. Andiamo, forza. E vai. Finalmente, Lemuria. Chissà quanta tecnologia e quanta storia scopriremo da queste parti. Non ricordo l'ultima volta che abbiamo avuto visitatori a Lemuria. Quanto tempo? Sono abbastanza sicuro che ci sgama se usiamo la psicoenergia, però sempre lo stesso giorno. Qui attorno non cambia mai nulla. Ah, strano. Questo è il palazzo? No, finalmente la sacra fontana. È arrivato il momento. Vuoi provare la tua fortuna alla fontana di Lemuria? Vai, scopri la tua fortuna. Finalmente! Oh, i premi! Allora, prima di tutto, abbiamo 14 monete. Dobbiamo puntare già al centro. Uno. Puntando già al centro. Spero che me la conti come centro, quello. E otteniamo... Yes! Già la prima lastra, o meglio, l'unica lastra che otteniamo in questa zona. E otteniamo Eclissi. Yes! Che ci chiede 3 di Giove e 2 di Mercurio. Non male. Ora dobbiamo puntare ancora almeno una volta al centro. Speriamo che me la conta. Vabbè, anche questo è buono. Vediamo. Ok, l'elmetto non mi sembra che sia niente di che. Però cerchiamo di ottenere almeno uno di tutto. Almeno uno di tutto. E anzi, ti dirò, facciamo già un salvataggio. Aumenta i PP di quanto? 20 PP, che non è male. 189 e 213. Ok. Ulla, troppo fuori. Vabbè, in realtà non è terribile. Ok. Lascia possente. Non credo sia nulla di eccezionale. Dai che arriviamo al centro. Bravissimo. Fra tutti gli oggetti uno ce ne serve in particolare. Vabbè, questo non è male. Non era quello che volevamo, ma ci serviva. Ridà PS. A noi 207, a lui 204. Però ci abbassa la fortuna purtroppo. Però vabbè, ci sta. E ora dobbiamo riuscire a puntare al secondo viola. Buona fortuna. Yes, madonna mia che culo. Ti prego, ti prego. Ti prego. Ah, va bene, va bene. Non era quello che volevamo, ma era uno di quelli che volevamo. Cioè, oddio, so che non aveva senso quello che ho appena detto, però nel senso, non era quello che cercavo al momento, diciamo. Allora, la lama di Estria. A noi ci abbassa, a lui altri 4 punti extra. Tieni. Scatena prova del fuoco. Perché poi dico che ce ne basta uno di tutti? Lo scoprirete tra non molto, devo essere sincero. Qualcuno, ti prego. Bravo, bravo. No! Fuck. Vabbè, un'altra armatura. Non era quello che volevo, però. Ti prego, vai sul viola. Sul giallo. Va bene, va bene. È dal viola in poi che ci serve quello che dobbiamo ottenere. Ok, la tiara non era ciò che volevo, ma... D'accordo. La tiara aumenta la fortuna. Ah, beh, certo. Buono questo. Che poi adesso sto equipaggiando tutta la roba che stiamo ottenendo, ma magari se non riesco a ottenere almeno l'oggetto che ci serve veramente... Resetto ovviamente finché non lo otteniamo. Ah, di nuovo il centro. Che uno dovrebbe esserne contento, eppure non è quello che ci serve. Anche se lo scudo, attenzione, attenzione, lo scudo ci è comodo. 229 aumenta l'evasione. Quanta roba, mi sa che devo andare a vendere. Cavolo, quanto siamo? 4 monete. Posso rischiarmela e risettare continuamente, perché quelle che abbiamo ad ora sono buoni di oggetti.
non mi va di sprecarli. Tanto uno di tutto ci serve. Ok, non so se me lo conta come giallo o viola. Ok, non era quello che ci serviva. Usala per addormentare i nemici. Due punti in più, niente di che. È viola o giallo? Boh. Yes! Al primo retry, corona della gloria. Cacchio, sì. Perché sono felice di questo, madonna mia, finalmente? Perché questo ridà i PP. Certo, non è il più grandioso degli oggetti, chiariamoci. Però, e niente, gli ultimi tre in realtà non ci servono, però proviamo ad ottenere qualcos'altro. Ok, e non abbiamo più spazio, dobbiamo andare a vendere per davvero. Minchia, guanti più attacco, buoni questi allora. 5, vabbè, niente di eccezionale, però. Che poi adesso noi abbiamo fatto tutta sta menata sulla fontana, ma poi adesso se magari andiamo in un negozio. Oh! È incredibile! Dove cazzo vai? Felix, guarda, questo palazzo è magnifico! Non possiamo entrarci. E che cavolo. Dove vai, Felix? Restiamo a dare un'occhiata. Non possiamo. Questo luogo è pregevole, è davvero pregevole. Chi va là? Non vi ho mai visti prima, Lemuria. Un momento. Voi dovete essere i viaggiatori arrivati con Pierce. Felix è il tuo nome, per caso? Pierce? Vuoi dire Pierce il disperso? A chi hai dato il disperso? Questo è il titolo che mi sono guadagnato. Beh, Pierce non è più il perduto. Chiedo udienza al re Idros, Sua Altezza sa del mio ritorno? La notizia è stata data, non so se ha raggiunto il re. Cosa vuoi dire? Lord Conservatio è in riunione con Sua Altezza. Non Conservatio. Che succede, Pierce? Non sembri contento di sentire quel nome. Contento. Craden, cosa pensi di ciò che hai visto a Lemuria? È il posto più bello della mia vita. Vorrei vivere qua per sempre. Le guardi intanto. Che bello, mi piace. È una città magnifica. O parli del castello. Entrambi sono magnifici. E tu, Felix, sei d'accordo? Chiunque arrivati qui per la prima volta proverebbe gli stessi sentimenti. Nei secoli passati Lemuria era più bella, grande e viva. Sua Altezza il re parla di giorni andati, di Lemuria, di prima della mia nascita. Negli innumerevoli anni la nostra gente ha perso l'entusiasmo e la creatività. Lemuria degrada lentamente, è una città che ha perso brillantezza. La Lemuria che vedete è solo l'ombra della città leggendaria. Cioè, poteva essere ancora più bella questo posto, se solo avessi potuto vederla in tutto il suo splendore. Ma Conservatio che c'entra? Re Idros crede che la nostra rovina sia legata all'alchimia. L'alchimia? Re Idros vuole trovare il modo per fermare il decadimento di Lemuria. Se potessimo fare qualcosa per essere d'aiuto, lo faremmo. Ma i senatori non vogliono agire, sono ostinati e temono il cambiamento. Senato? Cos'è il Senato? Il Senato è costituito da un gruppo di anziani che determinano la politica di Lemuria. Lord Conservatio riveste la carica più alta del Senato. Il Senato finora si è opposto a ogni nuova idea proposta davanti a esso. E se Conservatio ha appreso del nostro arrivo, allora il re non lo saprà. E le sue conversazioni con il re sono incredibilmente lunghe. Non c'è altra scelta che attendere con pazienza. Perché intanto non andiamo a visitare Lemuria? D'accordo, non è che ho altra scelta. Bau bau, ci sono così tanti tesori qui che potrebbe scavare ovunque e trovarne. Perché nessuno scava? Mi stai dicendo di farlo, cagnolillo? Dunque, proviamo a scavare. Oh, ma guarda, dei soldi. Facciamo palmo per palmo. Oh, un biglietto da gioco. Perfetto, niente di eccezionale però. Meglio che nulla. Un osso. Ok, grazie dell'osso. Ma effettivamente, scusa un attimo, se io faccio rivelazione, non è che mi dici se ci sono tesori? Avrei dovuto tentare prima. Ma c'è un gatto, ciao. Nessuno a Lemuria si appassiona più di niente. Sono tutti come orsi in letargo. Eccolo, lo sapevo che con rivelazione dovevamo tentarla fin da subito. Dovevamo tentare fin da subito. Ah, di qua si prosegue, perfetto, c'è una gallina e una pianticella e un altro. Vediamo.
Ah, bella la spada arrugginita. Però intanto facciamo crescere questa pianta che andrà di sotto. Ecco appunto. Gallina, fermati. Se non fosse per quelli del castello, i lemuriani si lascerebbero morire di fame. Ok, qua c'è la fune, si va di sopra. Vediamo che cosa nasconde la mucca. I lemuriani sono così pigri che in confronto io sono una dinamo. E poi vivono così tanto. Forse c'è qualcosa qua sotto. Stiamo usando un sacco di psicoenergia di Sara, poverella. Perché io ho messo tutte le pietre a lei. E c'è una noce. Vabbè, grazie. Andiamo a vedere qua sopra che cosa nasconde. Ecco qua. Eppure è chiusa. Vabbè, lo scopriremo dopo. Ma a parte che tutti i lemuriani hanno i capelli azzurri, voglio dire. Tutti bellissimi, tutti splendidi. Tutti che vivono 2000 anni. A parte questo che c'ha la casa incasinata. Siete viaggiatori che arrivano con Pierce. Mi dispiace che ci sia voluto così tanto per venire a trovarti, zio. Ah, Pierce, sei vivo. Sì, sono riuscito a sopravvivere affrontando molte sfide. Quale incredibile casualità! Siamo arrivati a casa dello zio di Pierce! Vi ringrazio per esservi presi cura di mio nipote. Ma tutte ste bottiglie per terra? Questi sono Felix e Caraden. Sono miei amici, mi hanno aiutato enormemente. Ah, se mia sorella potesse vedere come piccolo Pierce è diventato un guerriero... Zio, che è successo? Dov'è mia madre? Da quando siamo arrivati non ho ancora avuto occasione di vederla. Che è tutto sto casino? Ora che ci penso, questo posto è un caos. Cosa succede? Mia madre è sempre così ordinata. No, non si è ammalata di nuovo, vero? Ci sono ancora malattie a Lemuria? Mia madre è nata con un cuore debole. Pierce, mi dispiace, sei tornato troppo tardi. No, ti prego. Subito dopo che l'onda ti ha portato via, tua madre si è ammalata. La tua perdita è stato uno shock troppo grande per lei. Ha sperato in un tuo ritorno fino alla fine. Forse tua madre si è sacrificata perché tu vivessi. Non ti sembra una cosa che lei farebbe? Dov'è ora? Riposa al cimitero. Guarda fra le tombe, la troverai. Ecco appunto. Che facciamo, Felix? Seguiamo Pierce? Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, dobbiamo offrirgli le nostre condoglianze. Eh beh, certo. Attendete. Vi chiedo di lasciare Pierce solo con il suo dolore. Ora sta piangendo per la perdita di sua madre. Ha bisogno di tempo. In realtà anch'io pensavo di dire di no, però mi sembrava di essere un po' stronzo. Siete venuti a Lemuria per sapere di più sull'alchimia? Lo immaginavo. Pierce ha fatto bene a portarvi qui. Pierce mi ha raccontato la missione affidatagli da sua maestà il re. Anche se l'onda non avesse preso, Pierce ci avrebbe lasciato lo stesso. Sembrate confusi. Pierce ve ne ha parlato, vero? No. Se Lord Conservati non avesse convinto il Senato a opporsi, se ne sarebbe andato prima. Chissà quali notizie Pierce reca con sé. Comunque, io so perché vi ha portati qui. Felix, non dirmi che non te ne ha parlato? No. Pierce non ti ha detto nulla di prima di portarti a Lemuria? Purtroppo so poco altro. Mentre Pierce è immerso nel dolore per la perdita di sua madre, avete del tempo. Scriverò una lettera per voi, affinché possiate vedere Lumpa. Lumpa si è rinchiuso nella sua torre e ne esce raramente, ma con questa vi riceverà. Quel tizio che probabilmente è chiuso nella torre di prima che era chiusa, d'accordo? Chip, chip, chip. Tieni, porta questa lettera. Va bene, capo. Mi serve solo un piccione da inviargli alla torre. Chip, chip, chip. Ecco, ora potrete incontrarlo. Grazie. E Pierce, vabbè, per il momento... In teoria è meglio lasciarlo solo. Casa del Senato. Eccolo lì. Io lo lascerei ancora da solo, però... Cavolo. Lo so, Pierce. Mi dispiace.